Tensione nel governo, perché da una parte c'è il Partito Democratico che vuole aumentare le tasse ed è convinto che nella manovra si aumenteranno le tasse. Dall'altra parte c'è quell'asse strano dei nemici diventati improvvisamente amici con un asse nascosto, non voluto, tra Di Maio e Renzi, che dicono assolutamente no a nessun aumento delle tasse, perché se no questo governo non ha nessun senso, vuol dire il governo, se no finisce qua. Abbiamo cominciato, ci siamo voluti bene, tra virgolette, arrivederci e grazie. E questo aumento delle tasse sarebbe nascosto tra le parole. Voi sapete che sia il governo che i giornali compiacenti, vi posso fare una lista di questi giornali e televisioni compiacenti, parlano in un certo modo per cercare di nascondere e di condizionare l'opinione pubblica. Di cosa stiamo parlando? Al posto che dire le tasse aumenteranno per 5-8 miliardi, dicono ci sarà forse una rimodulazione delle aliquote, punto. Senza dire IVA, dice rimodulazione delle aliquote, ma di che cosa stanno parlando? Aumento dell'IVA dal 10 al 12% per chi paga in contanti, per chi paga col suo bancomat, chi paga con la sua carta di credito. Eventualmente, se fate una carta BancoPosta con uno speciale conto e pagate sempre con quella, quindi dovreste trasferire i vostri soldi lì, l'accredito dello stipendio lì, dovreste avere due conti correnti, quindi due spese, perché non credo che il conto corrente in posta sia gratis, e pagare sempre con la BancoPosta, con il bancomat della posta, perché voi non sapete quali sono i prodotti con l'IVA al 10% che sale al 12%, quindi nell'incertezza dovreste pagare sempre con quella carta, così a fine del mese o a fine del seguente mese vi farebbero tornare indietro il 3%. Cioè pagate il 2% in più e poi ve ne torna indietro il 3%. Quindi andreste a pagare l'IVA non più il 12 ma il 9 con un guadagno. Però lo Stato contabilizza, attenzione, lo Stato contabilizza nella manovra che le entrate saranno maggiori con l'innalzamento dell'IVA dal 10 al 12 di 5 miliardi. Voi dite, ma se si paga con il BancoPosta, si paga meno IVA, dovrebbero essere meno le entrate nello Stato. Lo Stato ha fatto uno studio e ha capito che comunque la gente continuerà a pagare in contanti, continuerà a pagare col suo bancomat, saranno pochi quelli che pagheranno con il BancoPosta creato apposta, conto corrente, problemi, eccetera, eccetera. Quindi lo Stato prevede un'entrata dall'aumento dell'IVA di 5 miliardi. 5 miliardi qualcuno li pagherà, chi? Gli italiani. Quindi attenzione, il Partito Democratico con il suo ministro all'economia Gualtieri vogliono aumentare le tasse e i 5 Stelle sono per il no. E proprio due interviste di Boccia e Castelli sollevano appunto nuove polemiche. Il Movimento 5 Stelle dice no a giochini o giri di parole. I giri di parole sono quelli che vi dicevo prima, rimodulazione aumento delle tasse. Ma sapete che il PD parla con frasi altisonanti cercando di camuffare la realtà in alcuni casi come questo, o in altri quando dicono quelle frasi molto belle da ascoltare, ma poi dite ma che cos'è che ha detto? Non si capisce, no? Nel programma facciamo un'economia verde, ma che vuol dire, no? Aiuteremo le famiglie, ma che vuol dire aiuteremo le famiglie, no? Ma, come diceva una deputata dei 5 Stelle, manca solo che dicono peace and love, la pace nel mondo, e sono quelle frasi qualunquiste, vuote, che dentro voi ci potete mettere tutti i vostri sogni o nessuno dei vostri sogni. Mentre la Gelmini dice l'aumento dell'IVA c'è e la maggioranza lo confesserà all'ultimo minuto. Ovviamente vi faccio notare che la legge finanziaria deve essere approvata dal Parlamento e dal Senato con un voto. Quindi il governo Conte dovrà avere la maggioranza
dei voti in Parlamento e in Senato per far passare la legge finanziaria con l'aumento eventuale delle tasse. Il problema è che se Conte non riuscisse a far passare questa finanziaria con la maggioranza dei voti, vorrebbe dire che prenderà atto che non c'è più la maggioranza di questo governo e dovrebbe andare da Sergio Mattarella, il capo dello Stato, a dire: non ho più la maggioranza, rimetto il mandato nelle sue mani. E Mattarella che cosa farà? Cercherà ancora con delle consultazioni un possibile governo? E quale potrebbe essere un possibile governo? Il ritorno Lega 5 Stelle? Io credo che la Lega non lo accetterebbe più, però non ci posso mettere la mano sul fuoco, visto che ne abbiamo sentite di tutti i colori. Quindi probabilmente si andrebbe alle elezioni, ma senza una legge di bilancio, probabilmente dovrebbe Mattarella mettere un governo tecnico che proponga la legge di bilancio per traghettare poi alle elezioni dopo qualche tempo, magari dopo diversi mesi. Quindi il bene del paese che voleva Renzi e il PD alla fine saranno una mazzata, perché Salvini, andando ad elezioni subito come voleva, facendo cadere il governo ad agosto, avrebbe portato il paese ad elezioni quasi immediate e poi il nuovo governo avrebbe, probabilmente a guida Salvini, avrebbe fatto la nuova legge di bilancio e presentata in Europa. Mentre se cade il governo a fine ottobre, sarebbe un danno per il paese. Quindi il danno non era quello di Salvini, ma il danno è questo governo che è cresciuto per salvare il paese dall'aumento dell'IVA, porterebbe un paese senza una legge di bilancio. Che cosa ha pensato Gualtieri? Dobbiamo aumentare l'IVA? Cioè, c'è già un aumento programmato dell'IVA di 23 miliardi fatto dal governo Gentiloni PD, uno dei governi peggiori della Repubblica Italiana, che ha avuto un problema e dice: abbiamo sto problema e glielo mettiamo nel 2019, cioè ci penseranno loro. Avete capito il Gentiloni, quello che è andato in Europa e quello che Zingaretti voleva proporre come candidato presidente del Consiglio? Gentiloni sarebbe il candidato presidente del Consiglio di Zingaretti, il Gentiloni, il governo Gentiloni, che aveva avuto un appeal sugli italiani del 35%. Solo il governo Conte bis è peggio di quello Gentiloni, con un appeal sugli italiani sceso dal 36 al 28%. Quindi pensate che Zingaretti vorrebbe riproporre un governo Gentiloni, quello che ha programmato per il 1 gennaio 2019 un aumento dell'IVA al 23%, una mostruosità. Ma adesso il PD che dice: e vabbè, era a 23 miliardi di aumento dell'IVA, adesso facciamo solo un aumento di 5 miliardi. Avete capito il discorso? Scongiuriamo i 23, ma facciamo solo di 5. E questo è un aumento delle tasse, senza se e senza ma. Ma Franceschini, PD, dice: niente aumenti di IVA, stop alle polemiche. Lui sta parlando come se fosse lui il ministro dell'economia o il capo, il segretario del Partito Democratico. Però, attenzione, c'è divisione anche all'interno del PD. Quindi il PD non è unito ad aumentare le tasse, ma sono divisi. Intanto il ministro Francesco Boccia e il vice ministro del Tesoro Laura Castelli dicono: questo governo nasce su due principi fondamentali, il blocco dell'IVA e il taglio dei parlamentari. Se uno dei due viene meno, allora si perde il senso di questo esecutivo, cioè allora questo esecutivo non ha senso, bisognerebbe stopparlo qui. Attenzione, poi ci sarebbe un bel conflitto di interessi. Abbiamo detto queste cose, dobbiamo fare cadere il governo subito, ma caspita, cosa facciamo? Rimaniamo senza stipendio? E no, bisogna trovare una soluzione, perché noi abbiamo continuato il governo col PD per non perdere lo stipendio, per non andare a casa con fine secondo mandato, non hanno cambiato quella clausola del secondo mandato, quindi andare a casa o stare nei problemi col PD o magari accettare l'aumento delle tasse. Attenzione che nel Movimento 5 Stelle lo stipendio, come per la maggior parte delle persone, è in cima alla lista non dei desideri, ma delle priorità di una persona.
continuano comunque a parlare di rimodulazione dell'IVA. Attenzione, ricordatevi che rimodulazione dell'IVA significa aumento dell'IVA, cioè aumento delle tasse. Quindi loro si nascondono dietro questo termine perché il titolare degli affari regionali del PD dice le rimodulazioni dell'IVA si faranno perché oggi in questa imposta ci sono situazioni ingiuste. Ma secondo voi che cosa c'è di ingiusto nell'IVA al 10? Cosa c'è di ingiusto? Quali situazioni ingiuste? Parole a caso, per non dire a cacchio, no? E poi rimodulazione dell'IVA si farà. Sta dicendo l'aumento delle tasse si farà perché sì, perché situazioni ingiuste non ha nessun senso. Lo dice appunto all'Avvenire il titolare degli affari regionali, targato PD. Mentre il numero 2 di Via 20 Settembre, in un'intervista alla stampa, dice che gli aumenti verranno sterilizzati, ma che sull'imposta non c'è nessun tabù e che il Parlamento è libero di discutere gli aumenti. Libero di discutere gli aumenti delle tasse. E fateglielo discutere al Parlamento l'aumento delle tasse. Fate una bella discussione prima della votazione e poi votate così. Conte non avrà più la fiducia e finalmente questo governo finisce e andiamo a votare prima possibile. Ma queste dichiarazioni hanno spinto i 5 Stelle a ribadire per l'ennesima volta no aumenti delle tasse o come li chiamate voi, rimodulazione dell'imposta sul valore aggiunto. Che cos'è l'imposta sul valore aggiunto? Imposta prendete la I, valore prendete la V, aggiunto prendete la A ed è IVA. Imposta sul valore aggiunto, il suo acronimo, l'acronimo è prendere la prima lettera di ogni parola, imposta, valore aggiunto è IVA. Questo è l'IVA, si chiama imposta sul valore aggiunto. E dicono che la condizione di sopravvivenza necessaria di questo governo è il no agli aumenti delle tasse. E poi dicono basta con giochini e giri di parole, l'IVA non deve aumentare. Ecco. Perlomeno il Movimento 5 Stelle, che possa piacere o no, simpatico, antipatico, eccetera, eccetera, dice le cose senza giri di parole. E lo dice, l'IVA non deve aumentare, non la rimodulazione dell'imposta sul valore aggiunto. Aumento delle tasse? No. Aumento dell'IVA? No. Mentre Maria Stella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia, è convinta dell'inganno che verrà svelato nella stessa nota di aggiornamento al DEF e dice questo: nel 2020 ci sarà la rimodulazione dell'IVA, cioè l'aumento dell'IVA, che è cosa ben diversa dal bloccare l'aumento e che viene quantificata in un incremento di entrate pari allo 0,3% del PIL, cioè il nostro prodotto interno lordo, la produzione italiana di ricchezza in un anno avrà un incremento dello 0,3% proprio per l'aumento delle tasse che metterà il governo. E poi dice proprio questo governo dice una cosa e fa l'esatto contrario. L'IVA dunque aumenterà secondo la Gelmini e la maggioranza lo confesserà solo con la legge di bilancio e all'ultimo momento, magari dopo le elezioni regionali in Umbria. Io penso anch'io questo, che loro non abbiano mai fatto un passo indietro nel ministro dell'economia, che è quello che tira le fila sull'aumento dell'IVA, con un aggravio per gli italiani di 5 miliardi e per tutti noi, dai biscotti alla pizzeria, eccetera, eccetera, non sappiamo quanti migliaia e migliaia di prodotti e di situazioni avranno l'aumento dell'IVA dal 10% al 12%. Quindi io sono convinto che il governo aumenterà l'IVA, cioè lo dirà all'ultimo momento e probabilmente non ci sarà più la fiducia al governo, voteranno contro e il governo cadrà. Questa è una previsione, ma voi sapete che le cose possono cambiare drasticamente. Mentre all'interno dello stesso Partito Democratico, il capo delegazione del PD, capo delegazione hanno cambiato il nome a vicepresidente del Consiglio, perché voi sapete che Franceschini e Di Maio sono i due capi delegazione dei due partiti di maggioranza e Franceschini ha voluto l'ufficio proprio a Palazzo Chigi, dove c'è di solito l'ufficio del vicepresidente del Consiglio. Quindi attenzione che Gran Franceschini e Di Maio, capi delegazione, sono i due vicepresidenti del Consiglio con un altro nome. Franceschini dice e cerca di disinnescare le polemiche e interviene
lui che adesso è anche ministro dei beni culturali e del turismo. Dice la rimodulazione dell'IVA era tra le varie ipotesi. Anche lui parla sempre con lo stesso linguaggio del PD. Ma porca miseria, ma di aumento delle tasse, aumento dell'IVA. Ma lui dice la rimodulazione dell'IVA era tra le varie ipotesi, è accantonata, non c'è più. Non capisco perché si continui a discutere di un tema che non c'è più. Abbiamo discusso varie ipotesi, tra cui anche questa, ma era scritto nel programma di governo che non ci sarebbe stato. L'aumento dell'IVA non ci sarà. Finiamola con delle polemiche sul nulla. Avrà ragione Franceschini? Non avrà ragione? Starà mentendo? Sarà d'accordo in un giochino più grande del PD o del ministro dell'economia che vuole aumentare le tasse agli italiani. Poi si dice, ma sono solo luoghi comuni quando si dice che il centro-sinistra o la sinistra sia il partito delle tasse e delle patrimoniali. Ma perché dite così? Guardate, sono arrivati al governo, prima manovra, aumento delle tasse. Se non era per quello strano asse tra Di Maio e Renzi, che hanno detto no, avrebbero fatto passare in sordina, senza che gli italiani se ne accorgessero, coi giornali compiacenti che continuano a parlare di rimodulazione delle aliquote, eccetera, eccetera, senza dire esattamente nei titoli: il governo aumenta l'IVA dal 10 al 12%, 5 miliardi in più di tasse solo da questo aumento. Quindi, quando si dice il centro-sinistra è il partito delle tasse, a volte quando si dicono queste cose c'è una base, non sono solo leggende metropolitane. Quando si dicono queste cose di solito c'è un fondo di verità e si è subito palesemente dimostrato con questo giochino che stanno cercando di fare. Vi ringrazio per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.